A me piace questa parola, e quindi l'ho letto con molto piacere per adesso. Festa dei donatori di sangue. È una festa, perché là dove c'è un segno, una manifestazione di generosità, è sempre festa. A me piace parlare della festa di Dio, per esempio la domenica, festa di Dio, giorno del Signore, in cui abbiamo questa espressione certa dell'amore di Dio per noi, ma a me piace anche parlare della festa dell'uomo, cioè la festa di Dio, perché rivela la sua generosità, c'è la festa dell'uomo, quando l'uomo rivela la sua generosità. E allora benissimo questo termine, festa dei donatori volontari del sangue, è festa, perché c'è generosità. E allora almeno spiritualmente noi partecipiamo, certamente almeno spiritualmente, vogliamo partecipare a questa festa, però non basta. Perché non prendere proprio da questo momento, ecco, da questo momento, qui, questa sera, da questo 4 novembre di quest'anno, ecco, prendere proprio l'iniziativa, far scattare questo nostro proposito. Voglio diventare anch'io un associato, un volontario, un donatore di sangue. Vincendo magari sciocche preoccupazioni, chissà, quindi vincendo anche incertezze, dubbi, non andrà via questo sangue, non so, vincendo cioè il nostro egoismo. Il Signore ci legge nel cuore, lo ripeto spesso. Il Signore sa quello che c'è nel nostro cuore. Noi facciamo quello che ci sentiamo di fare, il Signore ci ispira a fare, stasera ci sta ispirando a questo. Poi può darsi pure, ma no, dobbiamo avere anche fiducia nelle strutture. Ma qualsiasi cosa avvenga poi nelle strutture, quello che conta è questa generosità di Dio. Io vorrei proprio, ecco, magari poi ve lo diranno, perché ci sono delle persone qui, che questo discorso portano avanti, diciamo anche in una maniera organizzata. Vorrei sapere quanti, ecco, associati si sono presentati, quante persone hanno aumentato questo numero degli associati come donatori di sangue. So anche che il 13 di questo mese ci sarà la prima donazione di sangue all'ospedale di Zoo, dove c'è tutto, ci sono le visite, ci sono i controlli, c'è tutto. Quindi magari qualcuno che non si è fatto neanche un controllo medico, chissà da diversi anni, è un'occasione anche quella buona. E quindi dal 13 essere puntuali, poi ci saranno un gabinetto che porteranno il calendario, ecco, delle varie giornate di donazione di sangue. Rispetteremo quel calendario, saremo veramente generosi. Vogliamo anche noi spargere, ecco, almeno un po' del nostro sangue per la salute degli altri. Questo significa anche celebrare queste giornate di generosità, celebrare concretamente, non solamente a parole. Vi affido questo appello, questo invito non solo alla vostra sensibilità, che è certamente grande, ma soprattutto alla preghiera. Il Signore vi fecondi questo nostro voto, questo nostro affetto, con questi sentimenti di gratitudine e di impegno di generosità, diamo inizio a questa solenne celebrazione col canto dei Vespri. Amen. Alleluia, gloria a te.
come il Padre risuscita i morti. Gloria del tuo regno, noi ti preghiamo.